Vorrei esprimere il mio rammarico per questa modalità particolare, singolare di collegamento, per la mia mancata presenza lì, ma per quanto ancora lievemente sono tuttora positivo al Covid, volevo evitare il rischio di trasferirlo al ministro e ai vertici delle forze armate. E peraltro non volevo rinunziare in alcun modo a questo appuntamento, che considero di grande importanza per la Repubblica. Questa è un'occasione in cui si sottolinea come passare le feste lontano da casa sia un sacrificio, ma è anche un'occasione per rimarcare agli occhi dei nostri concittadini l'importanza del contributo delle forze armate alla sicurezza del nostro paese, ma anche alla pace e alla stabilità internazionale. E in questo momento così complesso, in cui la guerra ha cresciuto le difficoltà, ha accentuato le fragilità di condizioni già presenti in passato, l'Italia continua a fornire un grande contributo. L'Italia fornisce ancora, sempre di più, un contributo di grande importanza nell'ambito delle organizzazioni internazionali in cui opera e che sono i pilastri della nostra politica di sicurezza e di difesa, le Nazioni Unite, l'Alleanza Atlantica, l'Unione Europea. La presenza così ampia nelle missioni all'estero sottolinea come l'operato delle forze armate rappresenti un grande concorso alla stabilità e alla pace del mondo.